Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Secondo recenti ricerche, la pedopornografia in rete, particolarmente nel dark web, sarebbe in crescita vertiginosa. Nel 2016, 2 milioni le immagini censite, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Fonte involontaria sarebbero i social network in cui i genitori postano le immagini dei figli. Questo è il monito che arriva dal garante della privacy Antonello Soro, che ha illustrato al Parlamento le attività dello scorso anno. Il garante della privacy dice quindi no alle foto dei figli sul web. Concorda con Soro? Assolutamente, anzi ho due gemelli da 6 mesi e non ho mai messo nessuna foto, nessuna immagine di loro e mai lo farò, assolutamente. Secondo lei cosa spinge i genitori a pubblicare le foto dei propri figli sul web? È un orgoglio familiare oppure vanità o altro? Credo si tratti di orgoglio familiare, effettivamente è bello condividere con i propri amici, però spesso le cose sfuggono di mano e il web ha una velocità troppo forte, non ha limiti, quindi è troppo pericoloso, soprattutto per dei minori che non sanno tutelarsi da soli. Io personalmente sì, perché alla fine è vero che comunque i genitori hanno, diciamo, la responsabilità e la tutela dei figli, così, però devono anche tutelare l'immagine dei propri figli, perché essendo comunque piccoli loro non hanno la possibilità e la... Quindi sì, concordo. Secondo te cosa spinge i genitori a pubblicare le foto dei neonati sul web? Più che altro li spinge per il fatto proprio di una questione di immagine, cioè nel senso vogliono in certo qual modo far vedere le persone, diciamo, com'è bello il bambino e queste cose qui, cioè sono delle cose che alla fine una persona non ci pensa, però purtroppo a volte succede che questo pensiero, sì, oh che bello il bambino, così, però poi vada anche a aggravare un po' questa situazione, cioè pedofilia, queste cose qui è una cosa che io proprio non concepisco, però c'è gente che purtroppo prova piacere per queste cose. Sicuramente. Come mai? Come mai? Io penso che ogni figlio ha una sua vita interna privata e quindi i genitori non hanno il diritto, cioè non devono prendersi questa libertà, deve essere il ragazzo pensare a esporsi, parer mio però. Secondo lei cosa spinge i genitori a pubblicare su internet le foto dei figli, anche minorenni? È quello, ma io penso vogliono farsi pubblicità, vogliono pubblicizzare questi ragazzi che poi non hanno non hanno più una loro vita privata, non hanno più, cioè non capisco proprio, nel senso che entrano nella privacy del ragazzo in qualche modo, penso quello, però non hanno questo, non devono avere questo diritto. In Francia dei bambini, una volta diventati maggiorenni, hanno denunciato i loro genitori per violazione della privacy, genitori puniti con una sanzione di 45.000 euro e hanno rischiato addirittura fino a un anno di carcere. È esagerato o è giusto? Avevo letto, mi è sembrato strano, però assolutamente, cioè mi è sembrato strano l'idea di un figlio che denuncia il genitore, però ricordo che una delle motivazioni era anche legata al cyberbullismo, perché comunque mettere le foto di un bambino sul web, poi quando il bambino diventerà adolescente, queste immagini che rimangono possono dare adito a episodi di bullismo tra coetanei e adolescenti. Allora, un tantino esagerato, però guarda, hanno fatto più che bene secondo me, cioè per certi versi hanno fatto bene.
qualche mese fa in Francia è successo che mamma e papà che condividevano sui social immagini dei propri piccoli senza il loro permesso hanno la possibilità, poi questi genitori, di essere denunciati dai loro bambini diventati adulti per violazione della privacy. La pena è una sanzione di 45.000 euro e fino a un anno di carcere. Cosa ne pensa di questa possibilità? Sicuramente, a parte che va bene, è una penale che, ma non è una penale di coscienza di interno, è una penale, sì, però a chi dà ancora la privacy, la loro privata vita? Nessuno ci dà più quello. Possono mettere le penali che vogliono, ma questi ragazzi non hanno più una loro vita personale, interna, un loro modo di essere, meno modo mio, poi.